Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi. Nuovo video perché nella sera barra notte è successo un avvenimento che stravolgerà la Serie A e il nostro fantacalcio. Stiamo parlando del trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus per circa 67 milioni più bonus e 7 milioni al giocatore di ingaggio annuali, quindi belle belle cifre, ma trasferimento di un giocatore che sta rendendo tantissimo da una squadra all'altra della Serie A. Vediamo cosa succederà, vediamo cosa innescherà, perché questo trasferimento per il fantacalcio non riguarderà solo chi ha Vlahovic, ma anche chi ha diversi altri giocatorini, e adesso ne parleremo insieme. Però prima mi raccomando, iscriviti al canale se come me ami il fantacalcio, e penso che se stai guardando un video sul fantacalcio fai parte di quei 6 milioni circa di italiani che amano il fantacalcio, per cui se ti va di seguirmi siamo qua. Lascia anche un bel like al video, così YouTube mi considera un po' di più. Poi, se hai anche Instagram e TikTok, non vedo perché non seguirmi anche lì, fantagol_fantacalcio, e andiamo a vedere l'effetto Vlahovic sull'asta di riparazione. Faccio una piccola premessa, così, che non c'entra col fantacalcio. Allora, nel tutto sono contento che Vlahovic vada alla Juventus e ti spiego perché. Mi dispiace per un tifoso della Fiorentina perché si vede andare via un giocatore così, un attaccante di quel livello. Erano anni che alla Fiorentina non c'era un giocatore del genere, per cui dispiace, anche perché comunque Commisso stava mettendo su una squadra buona che poteva sperare di andare in Europa, se non in questa stagione, nella prossima. Quindi per questo mi dispiace per i tifosi della Viola. Sono contento per i tifosi della Juventus che cercavano un attaccante e serviva una punta che potesse buttarla dentro, ci sta. Secondo me serve qualcuno anche a centrocampo nella Juve. Comunque Vlahovic secondo me è il miglior acquisto che potevano fare, rapporto qualità-prezzo. Però soprattutto sono contento che Vlahovic rimanga in Serie A. Perché se anche Vlahovic fosse andato all'estero, beh, la nostra Serie A si sarebbe impoverita ancora di più. Quindi sono contento comunque che Vlahovic rimanga in Serie A, così il campionato rimane comunque di un buon livello. Ma adesso, al di là di tutte le varie speculazioni, sensazioni, quello che è, cosa succede adesso con Vlahovic al fantacalcio? Innanzitutto andiamo a vedere cosa succede per chi ha Vlahovic. Allora, se io avessi Vlahovic me ne starei tranquillo e continuerei a tenere Vlahovic. Perché? Perché comunque va a fare il titolare in una squadra che cercherà di essere qualificata in Champions. Comunque la sua media realizzativa resterà circa invariata. Ora, è vero che giocheranno con uno schema diverso, nella Fiorentina aveva due giocatori esterni che gli buttavano dei gran palloni in mezzo, e questi due esterni alla Juventus non dovrebbe averli, perché o giocano col 4-4-2 o giocano con due specie di trequartisti dietro la punta, dipende, quindi non ha questa, diciamo, copertura, questo pool di giocatori che gli buttano dei palloni in mezzo per lui. Quindi potrebbe forse, diciamo, abbassarsi, ma leggermente, ragazzi, la media realizzativa. Però è comunque da considerarsi un top assoluto al Fanta. Quindi Vlahovic, chi ce l'ha, se lo deve tenere. Chi non ce l'ha potrebbe provare a prenderlo sperando che quello che ce l'ha lo smolli, perché pensi che magari la Juve possa non essere sempre titolare. Poi non credo proprio, per me continuerà ad essere titolare, però magari potreste provare a impapocchiarlo con sta cosa qua, ma sicuramente non ve lo smollerà per meno di un altro top, quindi un altro top che magari ha segnato un pochino meno. E obiettivamente difficile, difficile che si riesca a realizzare questo scambio. Quindi Vlahovic vedrete che resterà a chi ce l'ha. E vabbè, chiarito il problemino Vlahovic che si poteva realizzare in 30 secondi questo video TNT di Vlahovic, fine. Passiamo a vedere cosa innesca tutto questo. Ragazzi, cosa succede alla Fiorentina? Cioè, va via Vlahovic, ok. Se non dovesse più comprare qualcuno e mancano una settimana scarsa di calciomercato, quindi quel gran bomber non arriverà ovviamente, anche perché non puoi farcire una trattativa milionaria se non sei un top club in 6-7 giorni. Quindi probabilmente la Fiorentina resterà così, magari arriverà in prestito un qualche giovane o comprerà un qualche giovane in attacco. Però chi è l'attaccante adesso della Fiorentina? Ta-da-da-da! Il pistolero Piontek, ragazzi, e Piontek può iniziare ad essere molto molto interessante al fantacalcio. Sì, ha segnato anche in Coppa Italia,
bisogna vedere come sarà il suo approccio alla Serie A. Ok, è andato via, che non stava rendendo bene bene bene, però Vlahovic non è che segna perché sia solo Vlahovic, come detto prima ha dei compagni che gli mettono i palloni e sono gli stessi compagni che metteranno i palloni dentro a Piontek, e Piontek ha il fatto che comunque da molti è sottovalutato, cioè c'è chi se lo ricorda per l'annata straordinaria tra Genoa e Milan nel suo primo anno di A e che magari proverà a puntare lo stesso, ma ci sono molti che se lo ricordano come l'ultimo anno al Milan dove veramente non rendeva per niente, per cui è un po' snobbato. E invece da titolare nella viola può essere un terzo, forse secondo slot. E ragazzi, è da puntare all'asta. Se va via Vlahovic, tutti a fionda su Piontek, perché Piontek può rendere veramente molto, tornasse quello di una volta. Però secondo me le premesse ci sono tutte. Poi, cosa succede per chi ha gli attaccanti della Juventus? Perché arriva un pezzo da 90 nell'attacco juventino, qualcuno perderà minutaggio di sicuro. Ora, affrontiamo subito il caso di Dybala. Dybala, secondo me, può solo guadagnarci dall'arrivo di Vlahovic, perché ha un'altra punta che ti apre degli spazi che Morata non te li apriva. E in più, Dybala, avendo un altro attaccante che realizza di più, potrà andare a fare più assist. Quindi in questo istante, cercherei di prendere Dybala. Cioè, se io non ce l'avessi, cercherei di prenderlo, perché un Dybala adesso è sottovalutato, si è svalutato molto Dybala. C'è gente che pensa di svincolarlo, veramente, c'è gente che pensa di svincolarlo. Ora, io invece, ora, cercherei di prenderlo Dybala, perché con Vlahovic ti farà qualche assist in più, con Vlahovic si libereranno degli spazi, potrebbe anche bollare un pelo di più, non dico che adesso arriva, ti fa 15 gol da qui a fine stagione, però può fare qualcosina in più, e quindi io Dybala proverei a prenderlo. C'è però il dubbio che non sarà più il rigorista, altra carta da giocare, se tu stai cercando di prenderlo devi dire ma non è più rigorista, sta rendendo malissimo, io ti do un attaccante che sia titolare, che abbia reso un po' sì, un po' no, insomma, che abbia fatto qualche gol in più di Dybala ma che non sia un fenomeno, no? E tu mi dai Dybala e può essere che te lo smollino, può essere proprio che te lo smollino. Quindi io Dybala ora cercherei di prenderlo. Poi, altra cosa, Morata. Se va via, va via, perché c'è il dubbio che possa andare al Barcellona, se se lo prendono o da qualche altra parte, è ok. Se invece dovesse restare, tu lo puoi tenere comunque, tenendo conto che sarà lui a ricevere il minutaggio che adesso ha Ken, ok? Perché comunque nella gerarchia di Allegri, Morata è preferito a Ken, l'ha dimostrato più e più volte. Quindi, in questo caso, se io avessi Morata lotterei comunque, perché so che sai ogni tanto entra, ci può essere del turnover, una squalifica, cose varie, quindi Morata lo conserverei lo stesso. Chiaro che Morata scalerebbe di gerarchia nella mia squadra, perché Morata facendo da riserva a Vlahovic mi diventa più o meno un quinto slot, forse quarto, cioè lo metti su quando è contro le piccole che ti dici beh può entrare comunque, magari fa qualcosa, oppure lo metti su quando sai che Vlahovic non gioca. Chi è da dar via in tutto questo giro? In tutto questo giro, se Morata non andasse via, è da svincolare Ken, perché Ken avrebbe poco minutaggio, ne avrebbe meno. Quindi in tutto questo giro Ken ci rimette. E se io avessi Ken e vedessi che Morata non andasse via, io a malincuore, perché è un giocatore che io ritengo anche migliore di Morata, sinceramente. Comunque io lo darei via, perché alla fine diventa un sesto slot, come già più o meno è adesso, forse un quinto, diventa un sesto slot che piuttosto preferisco un titolare in una squadra più piccola che almeno mi dà la titolarità e almeno quella ce l'ho e mi copre dal giocare in 10. Ora ti chiedo, lasciami un commento qui sotto, dimmi cosa farai se sei uno di questi giocatori e se secondo te si smuoverà qualche altro meccanismo, perché può anche essere che adesso la Fiorentina vada a bomba su, che ne so, butto lì un nome, uno Scamacca, un Pinamonti, cioè magari sai la Fiorentina adesso ha in cassa tanti soldi e potrebbe andare lì coi bigliettoni a pigliare un altro attaccante. Chiaro che se arrivasse un altro attaccante dall'estero o da un'altra squadra, Piontek non è più da considerare un secondo o terzo slot, ragazzi, ho parlato di Piontek così, solo se non arrivasse un altro rinforzo al suo posto. Mi raccomando, iscriviti al canale sia perché
mi fai un piacere, perché sinceramente mi fai un piacere iscriverti al canale, a te non costa nulla come il like, e sia perché così non ti perdi i miei contenuti, dopo ogni tanto passerò nella tua home. Se poi attivi la campanellina non ti perdi nessuno dei miei video e ne escono tutti i giorni. Cercami su Instagram, TikTok, perché escono dei contenuti esclusivi solo lì, fantagol_fantacalcio. Ciao e buon fanta a tutti. Ah, due eventi, me li stavo scordando, 1 febbraio, ormai ci siamo ragazzi, ora 21, asta di riparazione del fantacalcio YouTube Italia, 2 febbraio, ora 21, asta di riparazione del fantacalcio Fanta YouTuber, due vere aste di riparazione dove vedrai chi verrà puntato, chi verrà svincolato e le strategie di tutti, per cui vieni in live, tra l'altro le donazioni andranno a due enti benefici, per cui ti fai una bella serata in compagnia, ti prepari a bomba per la tua asta di riparazione, conosci altri youtuber bravi sul fantacalcio e in più fai del bene. Quindi vieni in live 2 febbraio, 1 febbraio. Ciao, buon fanta!